Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una ricetta semplicissima, le cipolle caramellate. In tantissimi mi avete chiesto di realizzare un video proprio per mostrarvi come preparare questo piatto, perché mi avete visto utilizzare le cipolle caramellate in tante altre ricette. Effettivamente io le adoro e trovo che si sposino benissimo con tantissimi piatti. Ad esempio, sono perfette per accompagnare dei secondi, sia di carne che di pesce, ma sono ottimi anche se preparate ad esempio dei panini. Io vi confesso che il panino con salsiccia e cipolle caramellate è uno dei miei preferiti. Come vi dicevo, è davvero semplicissimo. Dobbiamo partire proprio dalle cipolle. Per questa ricetta andranno benissimo cipolle bianche, dorate, rosse o delle cipolle di Tropea. Iniziamo quindi la preparazione proprio dalle cipolle, che dovremo privare degli strati più esterni. In questo modo. Taglieremo quindi le cipolle a metà e le ridurremo in fettine sottili. Mettiamo quindi momentaneamente da parte e continuiamo allo stesso modo con tutte le altre cipolle. Ci trasferiamo quindi all'interno di una padella dove aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva e versiamo le cipolle. Aggiungiamo quindi il sale. E mescoliamo con un cucchiaio facendo proseguire la cottura a fiamma media per un paio di minuti. A quel punto possiamo aggiungere l'acqua che deve essere calda così da non bloccare la cottura delle cipolle e lo zucchero semolato. E mescoliamo quindi nuovamente con il cucchiaio. Continueremo in questo modo per un paio di minuti, dopodiché copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Rimuoviamo quindi il coperchio, mescoliamo e facciamo proseguire la cottura senza il coperchio, fino a quando l'acqua di cottura evaporerà completamente. A questo punto, quando le cipolle sono ben cotte, possiamo aggiungere l'aceto di vino bianco, nel mio caso 4 cucchiai, ma volendo potreste anche aumentare o diminuire la quantità di aceto. Continueremo fino a quando le nostre cipolle saranno ben caramellate. E assumeranno un colore ambrato. La nostra cipolla caramellata a questo punto è pronta da portare a tavola. Ha un profumino davvero straordinario ed è davvero buonissima, perfetta, come vi dicevo prima, per accompagnare tantissimi piatti diversi. Ora, come sempre, vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ed eccola qui la nostra cipolla caramellata, buonissima anche da mangiare, semplicemente su del pane, da provare. Per preparare le cipolle caramellate serviranno 600 g di cipolle, nel mio caso bianche, 150 ml di acqua, 30 g di zucchero, 4 cucchiai di aceto di vino bianco, quanto basta di sale, quanto basta di extravergine d'oliva. La trovi su tuorlorosso.it.